al lavoro sotto il soleone del Grezzar, tra tante facce note, da Granoce a Rambrughi, da Lodi a Maracchi, e i nuovi arrivi come l'esterno Di Massimo e il portiere Ioime, quest'ultimo alle prese oggi con l'ormai tampone rituale per tutti. Tra le tante incognite di una stagione calcistica all'orizzonte, mister Gautieri si concentra su queste giornate d'estate in cui finalmente si può pensare, progettare e fare calcio. Ma si riparte dall'idea di gioco, si riparte da un gruppo che comunque è un gruppo ben assortito, con dei nuovi che comunque si sono integrati subito, con una mentalità di gioco dove dobbiamo cercare sempre di fare la partita, deve essere una mentalità vincente, ma soprattutto la cultura del lavoro, del sacrificio, anche in momenti di difficoltà bisogna essere forti e aiutarsi uno con l'altro. Io penso che questo gruppo, bisogna creare un gruppo che abbia queste tre componenti, sistema di gioco, atteggiamento importante e soprattutto la rabbia di dover sempre fare risultato. Questo è quello che ci serve e lavoreremo anche su questo. Domenica la preparazione si sposterà nel ritiro carnico di Ravascletto in attesa della prima amichevole fissata per il 2 settembre con l'Hellas Verona, l'unica al momento certa, visto che nonostante le disponibilità raccolte non è possibile giocare contro non professionisti che non eseguono regolarmente i tamponi per l'evidente rischio di contagi. Da qui anche una ricalibratura del lavoro in allenamento. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda la preparazione, stiamo andando un pochino più su situazioni di brevi, su situazioni di partite, situazioni di situazioni possesso palla. Io penso che sul discorso che non si possa ancora capire se ci saranno le amichevoli, sicuramente un qualcosa va cambiato, anche se poi la partita amichevole è troppo importante, nel caso in cui non si potesse fare sicuramente le faremo tra di noi per cercare di prendere la condizione giusta per avere i 90 minuti nelle gambe. Infine una panoramica del mister sulla Serie C che verrà, in cui la Triestina, con sempre il sogno promozione nel cassetto, vuole recitare un ruolo da protagonista. Sicuramente ci saranno le 4-5 che faranno mercato per poter arrivare primi, ci saremo anche noi. Io penso che noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo cercare di giocare sempre la partita e non pensare alle altre e cercare di sbagliare meno possibile. Sarà un campionato sicuramente bellissimo, come lo è stato l'anno scorso e come 2 anni fa. Il girone B è un campionato che comunque ti permette sempre di vedere e fare grandi prestazioni, ma soprattutto di affrontare squadre importanti che comunque fanno un mercato per poter arrivare primi e vincere il campionato.